Consiglio regionale della Toscana si è riunito in seduta solenne per celebrare la Festa dell'Europa che ricorre il 9 maggio. Tra le autorità intervenute, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha ribadito con orgoglio che l'Europa è l'unico continente al mondo dove non esiste la pena di morte, con l'auspicio che il Comitato delle Regioni assuma un ruolo ancora maggiore, perché sindaci e amministratori regionali sono i più a contatto con i cittadini. Il ministro, a conclusione del suo intervento, ha rivendicato di essersi sempre battuto perché il Parlamento europeo avesse potere di iniziativa legislativa. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, nel suo intervento ha fatto una riflessione sui valori, i risultati e le prospettive dell'Unione europea, sottolineando che l'Europa unita ha donato 70 anni di pace e stabilità ai popoli europei, ma oggi non possiamo restare indifferenti di fronte alla brutale aggressione della Russia all'Ucraina. Nell'occasione, il presidente dell'Assemblea legislativa ha lanciato una proposta: far diventare il 25 aprile il giorno europeo della liberazione dal nazifascismo. Viviamo un tempo difficile, la pandemia, la guerra che scuote il cuore dell'Europa. Allora abbiamo bisogno di più Europa e vogliamo dirlo con forza qui in Toscana, in Consiglio regionale. L'Europa è una comunità di popoli, di storie differenti, è una comunità di visioni tali da cercare di lasciare alle ragazze e ragazzi un futuro migliore. Oggi abbiamo necessità che la Toscana giochi sempre più un ruolo da protagonista in Europa, perché solamente con politiche comuni è possibile ridurre le disuguaglianze, è possibile fare in modo che un bimbo che nasca anche nel più piccolo territorio della nostra regione abbia gli stessi diritti e le stesse opportunità di un bimbo che nasce a Francoforte o in Baviera. Il 70% delle norme sono leggi europee, direttive europee che devono essere attuate con norme nazionali o regionali, sono indirizzi che vengono da organi comunitari. Ma contemporaneamente guardate le risorse per i nostri servizi. Una regione che ha 1.300 milioni di bilancio, in realtà nei prossimi 6 anni avrà 6.600 milioni di progetti. 6.120 progetti che vengono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fondi europei, e 3 miliardi e 3 di progetti che nascono dal cofinanziamento fra la Regione e l'Europa nei fondi strutturali, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo per le Regioni Marittime, il Fondo per l'Agricoltura. Ecco che l'Europa quindi convive, vive con noi e anima le nostre comunità e allora noi ci dobbiamo sentire europei. La generazione Erasmus è la generazione che dà il senso di come, superando la barriera della lingua e integrandosi sul piano degli studi, prima di tutto ci si sente europei e è il lavoro che come Regione Toscana dobbiamo fare. E in questi 5 giorni, dal 4 di maggio al 9 di maggio, il giorno dell'Europa, ci saranno più di 150 personalità europee a seguire i nostri momenti, che fra l'Università Europea nella sua sede a Fiesole o in quella nel Palazzo Pontalenti a Firenze, alla Regione Toscana con i convegni che continuamente si svolgono a Palazzo Vecchio, e noi viviamo questi giorni come i giorni dell'Europa. È una seduta solenne importante, come tutte le occasioni che vedono riunito il nostro Consiglio regionale, la presenza del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ringraziamo per aver accettato l'invito del Consiglio, la rende ancora più particolare e speciale. È un momento che segna l'avvio anche del programma delle iniziative alle quali ha lavorato la Commissione Europa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, occasioni per parlare dell'Europa, occasioni soprattutto per affrontare le tematiche anche più rilevanti e nei prossimi giorni ci sarà anche la presentazione di altri momenti che ci auspichiamo possano richiamare l'attenzione generale su questioni che guardano all'attualità ma anche al futuro dell'Europa. È un'occasione innanzitutto per celebrare l'Europa, celebrarla tra istituzioni, con la presenza del ministro Tajani. Abbiamo bisogno di Europa, lasciatemi dire, di un'Europa realmente democratica, di un'Europa che sappia riscoprire le proprie radici, la propria identità democratica e cristiana, di un'Europa che faccia sorgere negli europei il sentimento comune di appartenenza e che sappia
trattare in modo congiunto e in modo solidale questioni importanti come potrei citare quella dell'immigrazione. L'Italia sta superando gli anni difficili del Covid. Abbiamo bisogno di riscoprire le origini di quella che doveva essere l'Europa dei Salvemini, degli Spinelli, degli Ernesto Rossi, del manifesto di Ventotene. Quello spirito ci deve appartenere, ci deve stimolare. Ecco, in questo senso possiamo dirci orgogliosamente toscani, italiani ed europei. Sì, l'Europa è la nostra casa, è il luogo dove ciascuno di noi vuole vivere e costruire il proprio presente e il proprio futuro. È la nostra grande opportunità. La Toscana festeggia la festa dell'Europa e si colloca sempre più in un contesto internazionale come regione d'Europa. Questa è la sfida alla quale siamo chiamati ciascuno di noi a rappresentare i cittadini toscani, a collocare il futuro dei nostri giovani. Per questo vogliamo costruire la solennità di un festeggiamento che entri nel cuore e nella testa dei cittadini toscani. L'Europa ci ha salvato dal Covid, lo sappiamo. L'Europa è quel luogo magico che ha conservato per tanti anni anche la pace fra gli Stati ed è un luogo che supporta e sostiene tutti quanti noi. È per questo che noi dobbiamo festeggiare, dobbiamo chiedere all'Europa uno sforzo ulteriore. Laddove c'è una guerra, soprattutto ai confini dell'Europa, noi dobbiamo chiedere all'Europa un ruolo da protagonista nella mediazione internazionale. Non può essere, diciamo, secondario il ruolo di una grande comunità. Noi sogniamo gli Stati Uniti d'Europa, sogniamo un grande continente che sia in grado di fare una difesa autonoma, uno Stato dove ciascuno di noi possa collocare le proprie energie, le proprie intuizioni. E mi auguro che questa festa, la nostra regione, la Toscana, giochi un ruolo da protagonista. Sempre più una regione d'Europa, sempre più un unico grande continente che diventa un unico grande Stato e quindi è impensabile pensare dentro questo grande continente che ci possa ancora essere una guerra. Quindi un ruolo da protagonista nella mediazione per la risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina. La visita del Ministro è legata anche all'Istituto Europeo, un'istituzione tra le più famose per la ricerca e dottorati in ambito europeo, finanziato direttamente dall'Unione Europea. Il Consiglio Solenne vuole testimoniare il ruolo delle regioni e della regione toscana nel processo di unificazione dell'Unione Europea, dei popoli europei, perché come sapete noi siamo per un'Europa delle patrie, dei popoli che sappia riconoscere nelle proprie radici il proprio futuro. In questo senso il Ministro ha più volte esortato insieme alla Presidente Meloni l'Europa a svolgere un ruolo attivo soprattutto nei confronti dell'Africa, che sta in questo momento subendo ancora una pesante colonizzazione da parte di alcuni paesi del mondo, in particolar modo la Russia, la Cina, mentre invece noi abbiamo rilanciato l'idea con il cosiddetto piano Mattei di una cooperazione leale che possa portare l'Africa a svilupparsi e a dare una casa ai propri popoli in modo da crescere in maniera autonoma ed evitare che siano costretti gli africani a lasciare le proprie abitazioni dando vita a flussi migratori che diventano ogni giorno sempre più incontrollabili. Per un'Europa libera e unita, era il titolo originale del manifesto di Ventotene, che è stato scritto appunto durante l'esilio, durante il confino nell'isola di Ventotene, e da degli illuminati che hanno pensato a una federazione europea che fosse fondata sui principi della pace, della coesione, della collaborazione per superare i 30 anni di guerre che possono essere detti quasi ininterrotti tra la prima e la seconda guerra mondiale e che avevano devastato l'intera Europa. Questo appello oggi, questo titolo diventa più attuale che mai di fronte ai venti di guerra che ormai da più di un anno soffiano ai confini dell'Europa, perché i principi di pace sono qualcosa che per essere coltivati hanno bisogno di essere estesi. Facciamo nostro questo titolo, facciamo nostro il manifesto e crediamo che mai come oggi ci sia bisogno di un'Europa forte all'interno di un sistema multilaterale, in un mondo particolarmente complesso dove la pace deve essere cercata con tutti i mezzi. L'Europa deve avere un ruolo più forte da questo punto di vista e noi come Movimento 5 Stelle da questo punto di vista, sempre con il Presidente Conte, faremo tutti gli sforzi perché cessi l'escalation militare e si faccia il massimo sforzo per una diplomazia, per una ricerca della pace, questa sia a tutti i costi. Sì, sicuramente sono momenti di confronto importanti, momenti che naturalmente tengono vicine le istituzioni regionali all'Unione Europea. Voglio ricordare che le regioni, anche lo stesso Comitato delle Regioni, ci dimostra quanto in realtà i territori siano fondamentali anche nel processo di integrazione.
I fondi comunitari e la programmazione ordinaria svolge un ruolo importantissimo per, diciamo, compensare le risorse proprio degli enti regionali. Penso alla politica agricola, penso anche ai fondi di sviluppo e ai fondi, diciamo, sociali, che naturalmente aiutano in questo senso a programmare delle politiche importanti, le politiche giovanili, le politiche sull'occupazione. Quindi un rapporto che per noi è fondamentale. È chiaro che c'è poi un ruolo di attuazione di quelle che sono le risorse importanti che arrivano in Regione Toscana attraverso la programmazione e soprattutto attraverso i bandi. Sono occasioni fondamentali, soprattutto oggi. Voglio ricordare, oltre ai fondi ordinari, il PNRR, una partita ancora aperta su cui si stanno giocando anche tavoli su più livelli, penso anche a livello nazionale, la necessità comunque di intervenire anche dove e a dover correggere magari laddove il PNRR oggi non è più al passo dei tempi. C'è poi la partita del ruolo dell'Europa più in generale. Io voglio anche ricordare quanto sia importante oggi che le nazioni che fanno parte del progetto europeo giochino la loro partita su tanti tavoli. Il primo che mi viene in mente è sicuramente il tavolo dell'immigrazione. Non possiamo nasconderci dal fatto che su problemi epocali, perché questo è di fatto la questione, ci debba essere una maggiore convergenza e una maggiore comprensione di questo fenomeno. Io credo che oggi il governo italiano abbia dimostrato e voglia dimostrare ancora un approccio che guarda molto all'interesse nazionale nel contesto europeo, perché questo è indispensabile. Noi per troppo tempo, mi permetto di dire, abbiamo quasi ignorato che la dimensione comunitaria fosse fondamentale sotto un profilo non solo di risorse ma sotto un profilo istituzionale. L'Europa oggi è parte integrante del nostro sistema giuridico. Noi, le fonti stesse, dalle direttive, arrivano nel nostro ordinamento, devono essere applicate e quindi hanno una funzione importante per disciplinare aspetti fondamentali della nostra vita. Quindi nel momento in cui noi andremo poi anche tra un anno a scegliere i nostri rappresentanti al Parlamento europeo, sarà molto importante comprendere e capire da parte dei cittadini quanto scegliere dei buoni rappresentanti sia fondamentale anche in vista di sfide importanti. Penso anche al patto di stabilità che andrà ridiscusso. Quindi ecco, sempre più centralità dell'Europa, sempre più centralità anche nel rapporto tra Europa e regioni. Nell'ambito delle iniziative per la Festa dell'Europa, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge che istituisce il premio di laurea David Sassoli in memoria del giornalista ed ex presidente del Parlamento europeo scomparso nel gennaio 2022, disposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali. Il premio Miglior Tesi di Laurea David Sassoli sarà assegnato alle tesi di laurea discusse negli Atenei Toscani sul tema l'Europa, le regioni e i cittadini. Sono particolarmente orgoglioso della legge che abbiamo appena approvato, una legge che sostiene i premi di laurea, le migliori tesi di laurea sull'Europa, un modo per ricordare un grande uomo delle istituzioni, David Sassoli. Negli anni di impegno come Presidente del Parlamento europeo ha cambiato il modo di vedere l'Europa, un'Europa dei popoli, un'Europa che unisce, un'Europa della solidarietà. E allora premiare i giovani che eccellono in queste materie è davvero un modo per portare avanti l'impegno e il pensiero di David Sassoli. Una figura che ha rappresentato la nostra nazione, la nostra Toscana, soprattutto in Italia e in Europa, è stata una figura istituzionale, grandissimo giornalista, ma anche una figura istituzionale, e credo che questo debba essere da sprone per tutti i nostri giovani, per tutti i nostri ragazzi, di un esempio, di una persona equilibrata, anche se politicamente siamo su due sponde diverse, ma credo che assolutamente bisogna riconoscere il valore, l'esempio, la professionalità, la serietà di un personaggio come Sassoli, per cui credo che questo sia veramente un risultato importante per la nostra collettività, ma soprattutto una scelta importante per quanto riguarda la Regione Toscana. Sì, c'è
orgoglio, felicità, anche emozione, perché all'unanimità, come era già accaduto in Commissione Europa, come era già accaduto in prima Commissione, l'Aula ha deciso di approvare una proposta di legge che istituzionalizza il premio di laurea intitolato a Davide Sassoli. Questo cosa significa? Significa che da oggi in poi questo riconoscimento, questa iniziativa che si rivolge ai giovani laureati diventa patrimonio di tutto il Consiglio regionale e quindi è un appuntamento che diventa fisso da qui ai tempi che verranno e questo è un tema che era emerso già in occasione della prima edizione dove ci eravamo tutti detti che doveva essere qualcosa che si stabilizzava e che diventava strutturale e che con un lavoro che è stato fatto tutti insieme in Commissione Europa, perché è una proposta che porta alla firma di tutti i commissari e anche si è aggiunto il presidente del gruppo Italia Viva, Stefano Scaramelli, permette proprio di raggiungere questo obiettivo. E dunque a giorni verrà presentato il bando della seconda edizione di questo premio di laurea e quindi questo voto unanime, lo voglio evidenziare ancora una volta, è anche il modo, avete sentito anche le parole del vicepresidente Galli per ricordare una figura di una personalità straordinaria, una persona che ci manca molto ma che come sentiamo ogni giorno continua a essere al nostro fianco e con questa iniziativa lo sarà ancora di più anche nei tempi che verranno. Sassoli è una figura importante per la Toscana, per l'Europa, in avvicinamento alle giornate dell'Europa, ovviamente una istituzionalizzazione di una borsa di studio importante per dei premi di laurea, di una legge che diventa istituzionale del Consiglio regionale, sarà duratura nel tempo l'idea di premiare dei ragazzi che con la ricerca, ovviamente parlando il ricordo di Sassoli, parleranno dell'Europa, del nostro ruolo. La Toscana è sempre più una regione d'Europa e in questa ambizione ovviamente il Consiglio regionale vuole premiare i migliori studenti, i migliori laureati che nella nostra regione dedicheranno i propri studi, le proprie tesi di laurea a quello che è, diciamo, uno dei padri della nostra Europa. Questo è un attestato di stima, io ho firmato molto convintamente questo testo di legge che rimane a questo punto una legge del Consiglio regionale e una legge che arriva, diciamo, a testimonianza di quanto la Toscana sia sempre di più una regione d'Europa. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione per l'assunzione al più presto degli operatori sociosanitari presenti nella graduatoria ESTAR, che unifica vari atti di indirizzo presentati dai gruppi consiliari. La mozione impegna inoltre la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Governo per la proroga della scadenza della graduatoria ESTAR e per limitare il ricorso al lavoro interinale. Siamo riusciti a convergere su un testo unitario che prevede due punti cardine. Il primo è sicuramente quello di dare un mandato forte all'assessore e alla giunta affinché si impegni nei confronti del governo per allungare il periodo di validità delle graduatorie che è stato ridotto a 2 anni e che invece deve essere ripristinato nella sua valenza originaria di almeno 3 anni, perché questo consente ovviamente una programmazione più lunga, più diluita e soprattutto anche di ammortizzare e di poter utilizzare strumenti come le graduatorie, appunto, che per le quali insomma vengono impiegate anche molte risorse per l'espletamento dei concorsi. Secondo principio è quello di procedere con l'utilizzo della graduatoria per tutti i fabbisogni assunzionali, quindi che siano a tempo determinato o indeterminato, attingendo alla validità, a quella validamente in essere, evitando il ricorso a forme di lavoro interinale, cercando appunto di assumere più personale possibile. Dopodiché c'è un punto da chiarire, ovvero che tutto questo lavoro, che peraltro vede già l'assessore Bezzini impegnato nella proposta di un emendamento a Roma, però deve avere di fondo un obiettivo, che è quello del miglior servizio sanitario pubblico universalistico da offrire al cittadino, e questo non può essere che la risultante di un mix di professionalità, i medici, gli infermieri,
mi vengono in mente i tecnici radiologi, tutte le figure, tutte le professioni che in qualche modo concorrono alla bontà e alla qualità del servizio erogato. Quindi è giusto avere delle aspettative rispetto alle assunzioni, ai concorsi espletati, soprattutto quando si risulta idonei, ma prima di tutto la salute del cittadino, la qualità del servizio e quindi una programmazione ponderata che chiaramente deve tener conto anche dei limiti di bilancio e dei limiti di norma che ancora sono vigenti a livello nazionale. Allora, graduatori ESTAR, diciamo che un po' tutti i gruppi hanno messo la loro attenzione su questa questione. Noi in particolare avevamo firmato quella di Italia Viva, proprio anche per questo dimostra la trasversalità del problema. Però poi abbiamo voluto fare una nostra mozione perché abbiamo individuato che non c'è soltanto gli OS che hanno in scadenza questa diciamo graduatoria, ma ci sono altre 25 forme di operatori sanitari che vanno dai tecnici di laboratorio a altri tipi di infermieri e quindi credo che focalizzare l'attenzione su questa cosa sia importante. Naturalmente non si può pensare di andare avanti a forza di proroghe di lavoro interinale o di lavoro somministrato, quindi non in maniera attingendo dalle graduatorie, perché noi potremmo prorogarla sine die, ma se non si prende da queste graduatorie inevitabilmente rimane lettera morta, quindi è anche un appello alle ASL perché attingano da queste graduatorie. La vicenda riguarda la graduatoria per quanto riguarda gli OS, ovvero gli operatori sociosanitari. C'è una graduatoria della Regione Toscana all'interno della quale ci sono 2.000 persone. Nonostante questa graduatoria ancora in essere, la Regione Toscana prende dalle agenzie interinali anche per fare lavori continuativi persone. Noi chiediamo, e su questo il Consiglio si è espresso unanimemente, quindi siamo molto soddisfatti di questo, che si attinga dalla graduatoria aperta della Regione Toscana, che si eviti il più possibile invece di ricorrere al lavoro interinale, perlomeno soltanto nei limiti di legge, quindi non si può coprire un posto in maniera continuativa saltellando da un lavoro interinale a quell'altro. Noi soprattutto abbiamo chiesto con forza che i 2.000 OS in graduatoria vengano tutti assunti da parte della Regione Toscana, perché il servizio sanitario regionale ha bisogno in questo momento di 2.000 OS. Per la professionalità raggiunta da questa figura professionale si creerebbe un sistema sanitario più moderno, più efficace, più efficiente, quindi c'è bisogno di assumere tutti i 2.000 OS entro aprile 2024 per metterli nei pronto soccorso, per metterli nei corsi degli ospedali, per metterli sul territorio, per metterli nel domicilio delle persone ammalate. Quindi la Regione deve fare uno sforzo, anziché continuare a sperperare milioni e decine e centinaia di milioni di euro come fa la sanità, costa 8 miliardi l'anno in Toscana, si assuma gli OS presenti in graduatoria e si renda il nostro servizio sanitario più efficace e più efficiente. Sì, alla fine è stato raggiunto un accordo fra le varie forze politiche che avevano presentate tutte più o meno una stessa mozione, è stato chiesto di fare un lavoro unico, un segnale di unità e infatti è stato votato all'unanimità. È stata una soluzione di buonsenso che chiede da una parte al governo il prolungamento della validità della graduatoria e dall'altra un impegno della Regione Toscana a far scorrere quella graduatoria al posto di utilizzare personale attraverso il ricorso al lavoro interinale. Quindi si spera in una soluzione positiva a livello proprio pratico per questi lavoratori che hanno vinto un concorso e sono in graduatoria. Quindi un ringraziamento a tutte le forze politiche per il senso di responsabilità che oggi hanno dimostrato e ovviamente anche noi del Movimento 5 Stelle abbiamo sottoscritto la mozione. Ma è una battaglia che nasce dal territorio. Io per primo ho avuto la forza di chiedere all'Aula in questa seduta di mettere in votazione questo atto. Tanto se ne parlava, associazioni, sindacati sollevavano la questione, operatori stessi, c'è un'attesa incredibile di OS di assunzione, quasi 2.000 persone in graduatoria da più di un anno non vengono assunte, fra un anno scadrebbe la graduatoria, quindi io ho chiesto come capogruppo di Italia Viva di poter inserire in votazione nella seduta odierna questo atto. Poi c'è stata la condivisione di tutti i gruppi consiliari, questo è positivo quando si trova un punto di convergenza su un testo così importante. Ringrazio l'associazione
Noi Siena, che è stata per prima quella che ha sollevato questa questione, facendo proprio il grido di richiesta di tante donne e uomini in graduatoria OSS che vogliono lavorare per un sistema pubblico, vogliono un lavoro remunerato in maniera adeguata per la loro professionalità, hanno studiato, sono diventate idonee e idonei in graduatoria rispetto a un concorso che hanno fatto e quindi hanno una legittima aspettativa che noi con l'atto di oggi chiediamo appunto possa essere rappresentata dalle aziende sanitarie che saranno chiamate a questo punto ad assumerle, nello stesso tempo una graduatoria che può allungarsi nei tempi per consentire loro di essere assunte in maniera graduale ma comunque partendo già dalle prossime settimane. Thank you.